Fiori ho 24 anni. E di guarda, qualcuno non ci crede, andate sul comune e raccontate. E vabbè, perché appoggio Marco? Io non appoggio tanto Marco, appoggio questi ragazzi, perché effettivamente è uno spettacolo, per come vedere che questi ragazzi ci mettono la faccia. Marco rappresenta l'apice, la punta, no? Quello che noi chiamiamo il condottiero, per un semplice motivo. Ognuno di noi ha bisogno di credere in qualcosa. Ogni torre maggiorese, e chi mi conosce lo sa, ha bisogno di avere la possibilità di rivolgersi a qualcuno. Il telefono di Marco, come il mio, è sempre acceso, giorno, notte. Noi non conosciamo feste, perché sappiamo bene che ogni torre maggiorese merita l'attenzione che noi diamo ai nostri figli. Questi ragazzi sono nostri figli, se voi li guardate, io veramente sono orgoglioso di questo fatto, perché sono giovani e ci mettono la faccia. Non è semplice in questo momento della politica. Voi avete notato che sul nostro palco non ci sono né onorevoli né consiglieri regionali. Non abbiamo nessuno che è autolocato. Noi abbiamo, dove tra l'altro siamo noi, siamo su questo palco per un semplice motivo. Perché guardate che la politica, quella vera, nasce dalla forza di cominciare. E questi ragazzi stanno cominciando. Qualcuno ha già fatto qualche esperienza, altri non l'hanno ancora fatta. Ma la cosa più bella è veramente quella: hanno il coraggio di metterci la faccia. Vi posso garantire che la politica vera, quella pura, quella pulita, quella che tutti quanti in questi giorni decantano, e che io onestamente mi sento di dire che è stata fatta in alcuni anni a Torre Maggiore, beh, vi posso garantire che questa politica viene fatta da questi ragazzi, perché non hanno l'età, non hanno bisogno del posto di lavoro, non hanno bisogno di nulla, hanno bisogno di mettersi a disposizione del proprio paese. Mettersi a disposizione del proprio paese è la cosa più importante, e l'abbiamo fatto per anni. Io sono, vabbè, 24 anni, non ce l'ho, non so, insomma, diciamo che un buon 12 anni di politica me li sono fatti, e guardandomi attorno mi sono reso conto che effettivamente